E siamo arrivati a febbraio, un mese ricco di appuntamenti, di novità e di pagamenti, soprattutto per quel che riguarda il mondo IMSS. Dai soliti assegno unico e reddito di cittadinanza ai nuovi bonus previsti dalla legge di bilancio, ma anche i vecchi bonus, come quello da 150 euro. Perciò, ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questa rassegna vediamo il calendario di pagamenti e novità per il mese di febbraio. Ma prima di cominciare, un like se apprezzi i nostri contenuti e iscriviti per non perdere i prossimi aggiornamenti. E ora cominciamo davvero. Iniziamo con le prestazioni per cui si sono appena aperte le domande, come il bonus per la disabilità dei figli 2023, da 150 a 500 euro al mese, ISEE fino a 3.000 euro, e attenzione, le domande si chiuderanno il 31 marzo. Oppure il bonus cultura o bonus 18 app per i nati nel 2004, 500 euro da spendere per libri, corsi di lingua, musica o teatro, ingressi a musei o eventi. In questo caso le domande si chiuderanno il 31 ottobre 2023. Non solo, per febbraio sono previste novità anche per altri bonus. Infatti, secondo i tempi dettati dalla legge di bilancio e non solo, entro la fine di questo mese dovrebbero arrivare ulteriori dettagli sul celebre reddito alimentare e sul bonus vista. E sempre entro la fine del mese sono previsti i pagamenti del bonus 150 euro del decreto aiuti-ter per le categorie rimanenti. In particolare, i bonus 150 euro in automatico per titolari di NASPI a novembre, gli agricoli in disoccupazione agricola dello scorso anno, le persone che avevano già ricevuto i bonus Covid, eccetera, ma anche per quelle categorie che dovevano presentare la domanda, come stagionali, cococò e così via. A tal proposito, IMSS ci ha fatto recentemente sapere che sono in corso di riesame d'ufficio alcune delle domande di questi bonus proprio per cococò, assegnisti e dottorandi. Alla luce della questione dell'iscrizione alla gestione separata, ne abbiamo parlato in passato. Riesami anche per il bonus 550 euro per i part-time ciclico verticale. Passiamo adesso alle pensioni, per cui dopo i pagamenti con delusione di febbraio c'è molta attesa per il dettaglio delle pensioni di marzo 2023, che in genere arriva a metà mese. Su questo dettaglio delle pensioni, infatti, si dovrebbe poter verificare l'applicazione della rivalutazione del 7,3%, rimodulata dalla legge di bilancio con tanto di arretrati per quei pensionati che non hanno mai ricevuto la rivalutazione da gennaio. In pratica, quelle persone che ricevono complessivamente pensioni oltre 2.100 euro lordi. Però febbraio è anche il mese in cui si inizieranno a vedere gli effetti del nuovo ISEE 2023, a partire dalla ricarica della carta acquisti per il bimestre gennaio-febbraio. Attenzione, in questo caso l'ISEE non fa cambiare l'importo, ma serve solo a controllare se si ha ancora diritto a questa prestazione. Però potrebbero esserci sorprese per quel che riguarda il reddito di cittadinanza. Come sappiamo, infatti, sia per la ricarica di metà mese, prevista intorno al 15 febbraio, sia per la ricarica di fine mese, prevista per il 27, la verifica dei requisiti e anche l'importo della ricarica si baseranno sull'ISEE 2023 se lo abbiamo presentato in tempo. E questo vuol dire che se il nostro reddito familiare è cambiato, potrebbero cambiare anche gli importi. Ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo video. Al contrario, ancora nessuna traccia del decreto sulle modifiche al reddito di cittadinanza previste dalla legge di bilancio 2023. Primo di tanti, che era stato annunciato per metà gennaio, e invece al momento latita. Ma all'appello manca anche un altro decreto, cioè sugli importi aggiornati dell'assegno unico e universale per il 2023, che dovrebbe inglobare al suo interno sia gli aumenti degli assegni previsti dalla legge di bilancio, sia l'adeguamento al costo della vita dello stesso assegno.
Anche questo decreto era previsto per metà gennaio. E detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Se la rassegna ti è stata utile, lascia un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Radio UG.